Per la prima puntata di Instant Art vi porto a vedere una mostra nel pieno centro di Roma. Sono a Piazza Navona, a Palazzo Braschi, sede del Museo di Roma, nel cuore della capitale. Scopriremo insieme il più importante scultore neoclassico, chiamato da molti il nuovo Fidia, Antonio Canova. Alla mostra Canova Eterna Bellezza sono esposte 170 opere provenienti dai musei di tutto il mondo. L'obiettivo di questa esposizione è capire il legame tra Canova e la città di Roma e come Canova ha influito sulla Roma del suo tempo. Ma andiamo a vedere insieme la mostra per capire se i curatori sono riusciti nel loro intento e soprattutto se alla fine vi consiglierò di visitarla. Roma ha avuto una forte influenza su Antonio Canova, ma anche Canova ha influito molto sulla Roma del suo tempo. Quanto forte è questo rapporto? Canova è stato a Roma per circa 40 anni e in questo quarantennio Roma è cambiata più volte. Nei primi anni di permanenza in città è una Roma papalina, ma nel tempo si susseguono due dominazioni francesi, a fine Settecento e fra il 1809 e il 1814. È il periodo dell'esilio dei due papi, di Pio VI e di Pio VII. L'ultima fase di attività canoviana coincide con la Restaurazione. Quindi è una fase storica in cui Roma è al centro di tanti cambiamenti e tante rivoluzioni. Inizialmente Canova dipende da Roma, perché viene qui per studiare, per guardare i classici, per guardare i pittori, gli scultori del suo tempo. Ma poi nel tempo è lui a influenzare Roma, gli ambienti artistici e tutti i maggiori maestri che operano in città. Quindi è un rapporto paritetico in cui entrambi si sono influenzati nel tempo. Com'è nata l'idea di mettere in relazione uno spazio così classico con delle superfici specchiate che rimandano all'arte contemporanea? Gli specchi sono messi per creare un collegamento tra neoclassico e contemporaneo o per la fruizione delle opere da diverse prospettive? Quella degli specchi è una prerogativa della mostra di Palazzo Braschi, ma non è un'invenzione di questo periodo. Canova stesso concepisce molte delle sue sculture per essere collocate davanti a specchi. Ne è un caso lampante la Maddalena proveniente dai musei di Genova, che nell'Ottocento era a Genova in casa Sommariva ed era esposta davanti a uno specchio che inquadrava le spalle in una parete tappezzata di sete blu. Questo accorgimento è stato seguito dagli allestitori e dal curatore della mostra, Giuseppe Pavanello, ed è stato ricreato in questo ambiente. Ma se questa soluzione ha un aspetto filologico importante, gli specchi che sono distribuiti all'interno delle sale della mostra hanno un ruolo diverso. È un ruolo più attuale che consente ai visitatori di tutte le età di scattare immagini, di scattare foto e di riprendersi con selfie o con immagini più ampie, con angolazioni che sono in ogni momento differenti. Il gioco delle sculture su basamenti rotanti serve anche a quello. Ogni momento dà un'inquadratura diversa attraverso lo specchio ed è un gioco che si avvicina per l'appunto alle concezioni dell'arte contemporanea. Thank you.
Perché in questa sala ci sono tante opere? Questo è il salone d'onore di Palazzo Braschi e all'interno del salone abbiamo voluto ricostruire lo studio di Canova, uno studio che all'epoca era molto famoso, che era visitato da collezionisti, da appassionati e da viaggiatori. E all'interno della sala abbiamo inserito opere di diversa natura, marmi, gessi, calchi, dipinti, che potessero dare l'idea al visitatore di oggi di quella che era l'atmosfera che si respirava nello studio nei pressi di Via Ripetta, qui a Roma. Queste candele cosa servono? Queste candele hanno una funzione speciale in mostra, ve la faccio vedere. Nel Settecento molti musei si visitavano a lume di fiaccola, di candela, e lo stesso studio di Canova veniva visitato da molti appassionati, dai viaggiatori del Grand Tour, proprio a lume di candela, e le sculture venivano osservate in dettaglio, nel particolare, così come possiamo fare noi, attraverso la luce della torcia. In mostra abbiamo voluto ricostruire proprio questo tipo di emozione che i viaggiatori antichi avevano e che a noi sfugge. A Palazzo Braschi non vedrete molte sculture in marmo di Canova, come potreste vederle al Museo dell'Ermitage di San Pietroburgo, da dove proviene questa bellissima scultura della danzatrice con le mani sui fianchi. La mostra però è molto completa e vi permetterà di apprezzare, anche se non siete degli esperti d'arte, il genio e il gusto di Canova, che ha saputo rileggere l'arte classica. Un altro motivo per cui vi consiglio di visitare la mostra è perché l'allestimento è veramente cool. Le stanze in penombra, con le statue bianche appoggiate su pedane roteanti illuminate benissimo, fanno del percorso espositivo un'esperienza coinvolgente, suggestiva e per niente noiosa. Ci vediamo alla prossima mostra.